un totale di 267 giorni passati in orbita con due missioni, Volare dell'Agenzia Spaziale Italiana e Beyond di quella europea, attività extraveicolari complesse, mai provate prima e portate a termine con successo, foto spettacolari dalla cupola della stazione spaziale, la prima esperienza di un italiano come comandante dell'equipaggio. Luca Parmitano, astronauta siciliano e colonnello dell'aeronautica militare, è ora a Houston, negli Stati Uniti, alle prese con la riabilitazione dopo gli ultimi 6 mesi passati in orbita. E sta benissimo, lo racconta lui stesso in collegamento video con la sede dell'Agenzia Spaziale Italiana. Guarda al futuro, Parmitano. Nel mio mestiere non mancano mai gli obiettivi, dice. E intanto fa tesoro della sua esperienza. Beyond è stata probabilmente l'ultima sua missione su questo tipo di stazione spaziale. Che cosa le ha insegnato dal punto di vista tecnico, ma anche umano, questa esperienza, cioè dopo Volare e Beyond? Il momento più impegnativo da un punto di vista umano è stato probabilmente crescere come comandante e come leader della stazione. L'incremento 60, era forse un po' più standard nel mio approccio con l'equipaggio, perché sebbene arrivassi da veterano della Stazione Spaziale Internazionale, mi univo a un equipaggio che aveva già passato circa 4 mesi a bordo della stazione, quindi relativamente esperto sui sistemi e sulla condotta. Nel momento in cui ho preso il comando con la spedizione 61, ho dovuto cambiare il mio approccio con l'equipaggio, perché ovviamente c'erano delle aspettative molto diverse. Innanzitutto dare necessariamente un'impronta a quella che io pensavo fosse la condotta della stazione, non solo come veicolo, ma soprattutto come equipaggio, come integrazione, come modo di gestire tutti i vari impegni. Crescere all'interno di un ruolo per cui è impossibile prepararsi non è facile per nessuno, ed è in questo senso che io l'ho intesa come un'opportunità di crescita professionale. E poi, come ho avuto modo di dire spesso ai miei colleghi, nel cercare di avere una leadership cooperativa in cui avessi l'opportunità di prendere input da tutti i membri dell'equipaggio, da un punto di vista umano è stato forse uno degli aspetti più importanti che porterò con me. Per quanto riguarda poi utilizzare questa esperienza, credo che nel momento in cui ci si relaziona con altri professionisti, che sia una nuova stazione, che sia un'astronave, che sia una missione di lunga durata, che sia una prossima futura missione di breve durata, questa esperienza non andrà sicuramente dispersa. È un guadagno netto che porterò con me nel mio bagaglio personale per il resto della mia carriera. Una carriera proiettata nel futuro, con l'idea, come ha detto più volte, di andare sulla Luna o magari su Marte. Datemi un veicolo e sono pronto a partire, ha scherzato. Il nostro lavoro è prepararci ad essere pronti. Intanto però è tornato terrestre a tutti gli effetti e, grazie alla sua esperienza nello spazio, punta a sensibilizzare le persone nei confronti delle devastazioni del pianeta dovute alle attività dell'uomo e ai cambiamenti climatici. Dagli incendi in Amazzonia a quelli in Australia, passando per i danni dell'uragano Dorian, Parmitano è stato testimone dall'alto di diversi cataclismi. Eh sì, il fatto di aver visto il fumo estendersi per centinaia, migliaia di chilometri, vederlo dalla stazione spaziale, sentirsi così impotenti di fronte a una manifestazione così, così grande della ferocia della natura quando è incontrollata, lascia sicuramente il segno ed è ancora di più una spinta a essere degli steward responsabili per il nostro pianeta, che, ripeto, che come sempre non ci appartiene, ma appartiene alle generazioni future, che dipendono da noi per la salvaguardia del sistema, di cui, come ho avuto modo di dire all'ONU, siamo noi l'anello debole. Non è la vita continuerà al di là della presenza dell'essere umano, ma noi come specie siamo sicuramente a rischio. Una cosa che mi ha sorpreso in maniera anche difficile da esprimere è quanto siano visibili negli ultimi 6 anni dalla prima volta in cui ho volato e in cui avevo già
ha avuto la possibilità di testimoniare incendi nelle grandi foreste mondiali, in Amazzonia, in Africa. Avevo testimoniato anche e fotografato incendi in Australia. Avevo testimoniato allagamenti, avevo fotografato alluvioni, uragani, ma l'intensità con cui la distruzione, la devastazione è cresciuta in soli 6 anni mi ha davvero colpito, e questo mi ferisce il fatto che si possa pensare che sia del tutto casuale che non siano eventi in corso. Di fatto anche nel nostro piccolo mondo italiano ho avuto modo di fotografare, di testimoniare e di vivere dalla stazione un aumento di fenomeni catastrofici che è assolutamente inaspettato, non è coerente con una normale evoluzione della vita sulla Terra. Per cui il richiamo e l'allarme che ho voluto lanciare è proprio riferito al fatto che se un individuo è in grado di percepire questo in soli 6 anni di differenza da una missione all'altra, credo che questo dovrebbe essere davvero un allarme per tutti.